Bene, buonasera a tutti. La registrazione è partita. Allora, diamo il benvenuto al segretario comunale, innanzitutto, che è il primo consiglio, la dottoressa Modafferi. Grazie. Procediamo con l'appello. Micheli Francesco. Presente. Polini Giuseppe. Presente. Cadei Michela Letizia. Presente. Carrara Gabriella. Presente. Alberti Luigi. Presente. Quaresmini Cristina. Presente. Cometti Cesare. Presente. Vignoli Marcella. Presente. Cattaneo Gianpietro. Presente. Ondei Mario. Presente. Nucera Domenico Benito. Il consigliere dimissionario che sostituiremo a breve. Citaristi Eugenio. Presente. Vicini Mario. Assente giustificato. Okay, quindi gli assenti sono Vicini. Quindi c'era primo momento. Ok. Bene. Procediamo col primo punto all'ordine del giorno, surroga di un consigliere comunale dimissionario. Allora, il fatto è noto, però è giusto portarlo all'attenzione del Consiglio. Comunico al Consiglio Comunale che con la nota protocollo numero 4276 del 24 aprile 2024, il signor Domenico Nucera, che è stato proclamato in occasione delle elezioni di giugno del 2022, ha presentato le sue dimissioni dalla carica di consigliere comunale di Villongo. Il signor Nucera mi ha espressamente chiesto di procedere alla lettura della lettera di dimissione protocollata. Acconsento e procedo alla lettura. Oggetto: dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Cari cittadini, cari colleghi consiglieri, dopo un'attenta e ponderata riflessione sono giunto alla conclusione di prendere la decisione di rassegnare le dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Una scelta fatta, non a cuor leggero, ma necessaria per coerenza e rispetto sia dei consiglieri di minoranza sia dei consiglieri di maggioranza e soprattutto nei confronti della cittadinanza. Oggi la politica è in crisi, ciò è dimostrato dal crescente astensionismo che riguarda particolarmente i giovani. Allora spetta a noi rappresentanti delle istituzioni dare l'esempio con comportamenti chiari, leali e coerenti. Come molti di voi sanno, Forza Italia Villongo ha ritrovato l'unità e pertanto sarebbe divenuto difficile svolgere da parte mia, dirigente provinciale, una sana opposizione essendo stato eletto in una lista civica in opposizione all'attuale maggioranza. Pertanto l'unica cosa possibile, coerente e rispettosa nei confronti di tutti era quella di rassegnare le dimissioni, indipendentemente dalla mia possibile candidatura a consigliere comunale a Sarno. Ciò detto, non posso che ringraziare tutti coloro che hanno reso meravigliosi questi 7 anni e mezzo di attività politica a Villongo. Desidero ringraziare il gruppo Uniti per Villongo per avermi dato l'opportunità di candidarmi e farmi conoscere oltre i confini comunali, il sindaco e l'attuale maggioranza per il confronto sempre costruttivo e leale e mai polemico, le associazioni, l'Istituto Comprensivo di Villongo e tutti coloro con i quali ho interagito durante la mia esperienza politica villonghese. Un particolare sentito ringraziamento lo rivolgo ai cittadini per il supporto e il sostegno che non mi hanno mai fatto mancare, anche nei momenti difficili che hanno attraversato la mia famiglia. Custodirò il ricordo di una cittadina aperta, accogliente, con un altissimo senso civico, una vera cittadina europea. Grazie di cuore, con immensa gratitudine. Bene. Per quanto di mia competenza, ringrazio il dimissionario consigliere Nucera per l'impegno profuso per il Paese in questi 7 anni e mezzo di mandato. Facciamo un intermezzo, che prima di... Vai Mario, se vuoi dire due parole. Sì, purtroppo non può essere presente questa sera perché per motivi di salute ha appena fatto un intervento laser all'occhio ieri, quindi non poteva essere con noi. Io l'ho sentito stamattina, l'ho già ringraziato e lo ringrazio adesso ufficialmente e pubblicamente qui davanti a tutti. Abbiamo fatto 5 anni di governo, diciamo così, del Paese, dove abbiamo lavorato insieme, abbiamo lavorato molto bene. In questi 2 anni e mezzo anche di opposizione, Domenico è sempre stato presente e attivo, quindi io lo ringrazio a nome di noi consiglieri e lo ringrazio a nome del gruppo
Uniti per Villongo. E poi gli facciamo i migliori auguri per la sua nuova avventura a Sarnico. Va bene, ok, grazie. Grazie Mario. Allora, in seguito alle dimissioni di un consigliere comunale è necessario procedere ovviamente alla surroga. L'istituto delle dimissioni e della surroga sono regolamentati dal TUEL, dal testo unico degli enti locali, segnatamente all'articolo 38 e all'articolo 45. Penso che sia giusto riassumerla brevemente per comprendere i passaggi che stiamo andando a fare. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Ce lo dice l'articolo 38,4 del TUEL. Le dimissioni devono essere indirizzate al Consiglio Comunale e devono essere presentate personalmente al protocollo dell'ente, e ce lo dice ancora il TUEL. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili e diventano immediatamente efficaci, non appena presentate al protocollo. E una volta presentate al protocollo, entro 10 giorni c'è l'obbligo del Consiglio Comunale di procedere alla surroga. Invero è un termine non perentorio, però è giusto rispettarlo. Ai sensi dell'articolo 45 del TUEL, il seggio vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. E in base a quanto risulta dal verbale dell'adunanza dei presidenti di seggio, redatto in occasione delle ultime consultazioni elettorali, nella lista Uniti per Villongo il candidato è il signor Pierluigi Marini, che ha accettato la nomina. Nel caso di specie, che cosa è successo? Ripeto, il 24 aprile 2024 il dottor Nucera presenta le dimissioni. Il medesimo giorno il sottoscritto, in qualità di presidente del Consiglio Comunale, ha comunicato al signor Marini le dimissioni e ha chiesto contestualmente la disponibilità ad assumere l'incarico di consigliere comunale. Con nota acclarata al protocollo numero 4351 del 26/4/2022, il signor Marini ha comunicato l'intenzione di assumere l'incarico comunale di consigliere comunale. Contestualmente ha dichiarato di non trovarsi in condizioni di incompatibilità o ineleggibilità, ai sensi della normativa vigente. Quindi chiedo al Consiglio Comunale di evidenziare eventuali casi di ineleggibilità o di incompatibilità. Se non ci sono, possiamo procedere alla deliberazione. Non penso ci siano, quindi da quantomeno da parte mia. Bene, se non ci sono interventi sul punto, procedo con la messa a voto del primo punto all'ordine del giorno, recante surroga di un consigliere comunale dimissionario, che comporta la nomina di un nuovo consigliere. Favorevoli? Unanimità. Immediata eseguibilità? Favorevoli? Unanimità. Bene, il consigliere Marini può accomodarsi. Diciamo che conosce i banchi comunali, quindi ti auguro buon lavoro, Pierluigi. Bene, procediamo col secondo punto all'ordine del giorno, recante elezione di un membro della Commissione Comunale per la tenuta dell'albo delle persone idonee all'ufficio di giudice popolare per la Corte d'Assise e della Corte d'Assise d'Appello, a seguito chiaramente delle dimissioni del consigliere comunale Nucera. Allora, le dimissioni del consigliere Nucera ci impongono di adottare nell'immediatezza un'ulteriore deliberazione. Corre l'obbligo di evidenziare che, in forza della delibera di Consiglio Comunale numero 18 del 1 luglio del 2022, quella di insediamento dell'amministrazione attuale, in forza di quella delibera il signor Nucera risulta membro eletto della Commissione Comunale per la tenuta dell'albo delle persone idonee all'ufficio di giudice popolare.
È chiaro che le dimissioni e la conseguente surroga comportano la necessità di nominare un nuovo membro. Molto velocemente, la commissione, questo tipo di commissione è disciplinata direttamente dalla legge. La legge 287 del 1951, che disciplina di fatto la composizione della Corte d'Assise e della Corte d'Assise d'Appello, che è composta da un organo giudicante collegiale, che prevede oltre i giudici togati anche dei rappresentanti della cittadinanza, e regolamenta questa legge anche i requisiti e le modalità di elezione, di questi, individuazione più che altro di questi profili. Per quanto riguarda la norma di riferimento che rileva ai fini della presente deliberazione, l'articolo 13 di questa legge, che provvedo a leggere: in ogni comune della Repubblica sono formati, a cura di una commissione composta dal sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del comune, in possesso dei requisiti indicati rispettivamente dagli articoli 9 e 10 della presente legge, per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle corti di assise e nelle corti d'assise d'appello. La formazione, attualmente la composizione della commissione prevede il sindaco che la presiede, quindi fuoriesce dal conteggio, il consigliere rappresentante della maggioranza Luigi Alberti, e bisogna procedere alla sostituzione e alla nuova nomina di un rappresentante che per prassi è chiaramente dell'altro gruppo consigliare, Uniti per Villongo. Quindi io procederei così. Elenco velocemente la procedura e poi l'attuiamo. Procedo in primo luogo alla nomina di due scrutatori, uno della maggioranza, quindi vice sindaco Cadei, e se volete designarne uno, un volontario, Ennio. Allora, No, fermiamoci un attimo. Quando parla il Presidente del Consiglio non si interrompe, al massimo si chiede l'intervento successivamente. Finisco di parlare. Successivamente gli scrutatori procedono alla distribuzione delle apposite schede, ciascun consigliere procede alla votazione e all'esito procederemo allo spoglio, individueremo l'eletto e delibereremo quindi la nomina dell'eletto. È così, dura lex, sed lex, come si dice. Quindi possiamo procedere, secondo me. Allora, sì. Un gruppo consigliare deve essere composto da almeno due persone, quindi francamente non so dove posso collocarla. Scrutatore. Procediamo con lo spoglio. Grazie.
A questo punto prendiamo atto della votazione del Consiglio Comunale. Possiamo procedere alla votazione del secondo punto all'ordine del giorno recante elezione di un membro della Commissione Comunale per la tenuta dell'albo delle persone idonee all'ufficio di giudice popolare per la Corte d'Assise e la Corte d'Assise d'Appello, seguito dalle dimissioni di un consigliere comunale, nominando quindi con la delibera Mario Andei come membro della Commissione. Favorevoli? Unanimità. E immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Terzo punto all'ordine del giorno, comunicazioni del sindaco, due comunicazioni. È già stato inviato l'invito ai consiglieri, non a Marini perché chiaramente è entrato in carica oggi, ma glielo estendo personalmente. Domenica c'è l'inaugurazione dei lavori di riqualificazione della cosiddetta casetta Alpini. Dalle 10:30 facciamo un'inaugurazione, sarà un locale che verrà destinato a sede operativa degli Alpini e della Protezione Civile. Altro elemento che volevo portare all'attenzione del Consiglio Comunale è l'imminente inizio dei lavori di Via Candia. Il contratto d'appalto è stato predisposto, bisogna fissare l'appuntamento con la ditta per la firma. A quel punto, entro 90 giorni, poi i lavori in base alle prescrizioni devono terminarsi e concludersi sostanzialmente. Quindi ecco, a breve inizieranno anche quel tipo di lavori. Sì, Mario? So che sulle comunicazioni del sindaco non si fanno appunti, però volevo solo aggiungere una cosa. Avevo chiesto 2 mesi fa se era possibile mettere anche dei manifesti quando convochiamo i consigli comunali, perché mi è stato chiesto da alcune persone, alcuni che mi hanno detto ma non si vede più neanche un manifesto. Ecco, lo so, li avevamo tolti noi perché li avevamo tolti quando c'è stato il Covid e non li abbiamo più rimessi. Però visto e considerato che se magari lo prendiamo in considerazione per i prossimi, ok, grazie, solo questo. Grazie. Grazie. Quarto punto all'ordine del giorno, lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente. Dello Comune 20 dicembre 2023 sono state approvate le delibere dalla numero 44 alla numero 56, dette deliberazioni sono state estese dal segretario comunale, pubblicate, depositate e sono a disposizione dei consiglieri. Se non ci sono osservazioni sulla stesura dei verbali della seduta del 20/12/2023, pongo in votazione il quarto punto all'ordine del giorno recante lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente. Ci sono osservazioni? Bene, allora procederei con la messa a voto. Favorevoli? Unanimità. Non. Allora, ho visto che mi sembra. Allora, quindi favorevoli? 2 astenuti. Astenuti? Diciamo che anche l'assenza al precedente incontro non è preclusiva alla votazione favorevole. Resta una facoltà, no, era per chiarire perché avevo detto unanimità. Ecco. Bene, quinto punto all'ordine del giorno, recante esame ed approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario del 2023. Come di consueto passo la parola al capogruppo Polini per una breve analisi e relazione. Grazie. Okay. Ecco, tutta la documentazione vi è stata data con gli allegati al Consiglio Comunale, compresa la relazione del revisore dei conti. Ecco, io faccio una breve relazione riassuntiva. Allora, la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il bilancio consuntivo, così come previsto dal Decreto Legislativo 118 del 2011. È un momento particolarmente importante, in quanto il Consiglio Comunale è chiamato a rendicontare alla cittadinanza l'utilizzo delle risorse che preleviamo dalla stessa. I dati più rilevanti che emergono dalle risultanze finali sono i seguenti. Il saldo cassa al 31/12/2023 è pari a 1.683.546 euro,
mentre il risultato di amministrazione è pari ad euro 3.352.100. Tra le principali entrate si evidenziano gli accertamenti a titolo 1, pari a 4.074.319 euro. Tra queste, le più importanti sono rappresentate dall'IMU, dalla Tari e dal recupero dell'evasione IMU, mentre per entrate extratributarie particolare rilievo riguardano gli accertamenti delle sanzioni amministrative al codice della strada, pari ad euro 382.924. Questi ultimi sono pressoché identici rispetto al 2022, mentre la percentuale di incasso è sensibilmente in aumento. Il debito residuo del Comune per tutti i prestiti contratti nel corso degli anni equivale al 31/12 a 4.195.946 euro. La quota annuale di restituzione per l'ammortamento di tali debiti equivale ad un importo di 390.000, suddivisa tra la parte capitale di 264.991 euro e la quota interessi pari a 125.560 euro. Le spese correnti sono impiegate nel funzionamento dei servizi generali dell'ente. Gli importi più significativi sono relativi al personale, pari ad euro 748.000, e l'acquisto di beni e la gestione dei servizi, 2.441.000. Entrambi gli importi sono in netta diminuzione rispetto al rendiconto del 2022. Ovviamente, per garantire il buon funzionamento della macchina comunale, la spesa per il personale subirà un aumento ad assunzioni completate, ma al contempo ci permetterà una graduale diminuzione delle spese per la gestione dei servizi. Si pensi all'assunzione del secondo operaio addetto alla manutenzione, sarà sicuramente un costo aggiuntivo per il personale, ma ci garantirà una diminuzione delle spese dei servizi che, ad oggi, siamo costretti ad affidare all'esterno. Lo stesso discorso vale per l'ufficio tributi che, unitamente all'area della ragioneria, necessita di essere integrata almeno di una unità per gestire al meglio la parte tributaria che ammonta nel nostro bilancio a 3.600.000 euro. Solo l'operazione di recupero evasione Tari, data dalla comparazione dei dati dell'anagrafe con i tributi, ha comportato un dispendio di tempo importante solo nel reperimento dei dati catastali. Onde evitare il ripetersi di cospicue operazioni di recupero evasione IMU, dobbiamo monitorare al meglio la situazione, potenziando l'ufficio tributi con l'assunzione di un'altra figura da implementare nei tributi. Per quanto riguarda l'analisi della gestione dei residui, l'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui, come previsto dal testo unico degli enti locali, e con delibera di giunta comunale numero 31 del 7 marzo definisce un FPV pari a 412.411 euro, precisamente 132.717 euro per la parte corrente inerente al salario accessorio e salario accessorio premiante, mentre in parte capitale 279.694 euro. Le reimputazioni pari entrata-uscita fanno riferimento per lo più a quei finanziamenti, come quello del PNRR, che hanno l'incasso in entrata solo dopo la loro rendicontazione. L'importo di queste reimputazioni sono pari a 506.672, di cui 319.026 euro la parte capitale, di cui anche di queste 150.000 dati dal finanziamento regionale per il rifacimento dei campetti di Via Candia, e la restante parte per la digitalizzazione dell'ente, 187.000 euro per la parte corrente inerente alla PA digitale. Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, l'ente ha eliminato gli stessi per un importo pari a 717.593 euro, di cui 290.000 dallo stralcio delle quote sanzioni interessi che erroneamente nel 2021 erano state accertate in bilancio. Il Comune di Villongo chiude un rendiconto con un avanzo di amministrazione importante, 1.039.519 per la parte vincolata e 1.035.000 per l'avanzo libero. Ovviamente, vista l'importanza dell'importo dei residui attivi, secondo il principio della prudenza e per non aggravare la cassa dell'ente, dobbiamo applicare l'avanzo libero con molta cautela. Ad ogni modo, se analizziamo la totalità dei residui attivi, abbiamo una sensibile diminuzione
dal rendiconto 2021, 5.100.000 euro circa, ai 3.670.000 del rendiconto 2023. Ovviamente ci vorrà ancora del tempo per ripulire il bilancio e diminuire la quota che riguarda i residui attivi. Il conto del bilancio presenta invece per le spese correnti un'economia di competenza di 906.649 euro, dato importante che dimostra non solo che la spesa corrente è sotto controllo, ma, cosa più importante, che la parte corrente è in equilibrio, anche senza le entrate non ricorrenti come le sanzioni al codice della strada. Non abbiamo solo avuto risparmi sul costo del personale, ma anche da utenze e altri capitoli di bilancio in cui l'amministrazione comunale è entrata nel merito limando le spese con gli uffici competenti e recuperando le entrate non gestite negli anni precedenti. Ringraziamo pertanto anche gli uffici per la proficua collaborazione. Il rendiconto di gestione 2023 mostra non solo il rispetto degli equilibri di bilancio, ma anche la capacità di generare un avanzo di amministrazione frutto di una gestione oculata delle risorse pubbliche. Dalla gestione dei rapporti con le società partecipate del nostro comune non sono stati evidenziati particolari rilievi dal revisore. Il parere favorevole espresso dall'organo di revisione attesta la corrispondenza del conto del bilancio alle risultanze di gestione, certificando la conformità dei dati del bilancio con quelli delle scritture contabili. Infine, il rendiconto 2023 non risulta deficitario in quanto rispetta tutti gli 8 parametri strutturali indicati dal decreto del Ministero degli Interni del 28 dicembre del 2018. Ecco, avete ricevuto potuti anche una relazione, secondo me, fatta molto bene dal revisore dei conti, una relazione diversa da quelle che eravamo abituati a leggere dal revisore precedente, molto chiara, per cui io ho finito. Se avete delle domande, siamo qui a disposizione. Se volete intervenire, assolutamente. Allora, in merito all'avanzo, noi solleviamo un problema che secondo noi, poi, che incidenza possa avere sulla complessità del bilancio, non lo so, può darsi che non abbia incidenza, però resta il fatto che secondo noi c'è un comportamento non corretto nella gestione dell'avanzo di bilancio sull'IMU. Cioè, mi spiego, le entrate tributarie, dice il principio contabile, per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto, quindi entro di solito la metà di gennaio, perché la scadenza dei pagamenti di dicembre sono al 16 del mese successivo, quindi 16 gennaio, o comunque entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto. Già Mario l'aveva sollevato questa questione in Commissione Bilancio, non è stato dato seguito a questa situazione. Noi riteniamo che l'aver inserito quelli che oggi erano, allora erano 210.000 euro non incassati di IMU del 2023 dal 15 gennaio in avanti. Sono, diciamo così, che fino a metà aprile abbiamo verificato gli incassi, sono circa 80.000, quindi ci sono circa 140.000 euro di IMU non incassata che non doveva entrare nell'avanzo, perché il criterio è quello di cassa, a meno che non sia cambiato il criterio rispetto cioè sia diventato un criterio di competenza, però non mi risulta che sia stato fatto questo cambiamento. Tra l'altro, il revisore stesso lo segnala nella sua relazione, che risultano conservati a residuo per l'anno 2023 importi che ad oggi non risultano ancora incassati per circa 140.000 euro. Quindi, va bene che probabilmente non ha tutta questa influenza o incidenza sul bilancio finale. Resta il fatto che noi ci auguriamo che almeno questi 140.000 euro non vengano utilizzati in nessun modo, ecco, venga salvaguardato quanto prescrive lo stesso revisore dei conti. A fronte di questo noi voteremo contro questo bilancio, perché riteniamo che questo importo non vada comunque considerato in questo modo.
Grazie. Grazie Mario. Allora, è giusto che anche la responsabile della ragioneria dia la sua interpretazione, quindi Maura ti concedo la parola. Allora, il fatto di aver mantenuto questi residui è motivato da due ordini di questioni. La prima è che abbiamo chiuso molto presto la gestione dei residui per poter approvare il bilancio consuntivo nei termini, cioè entro il 30 aprile, e l'unico modo è chiudere prima. Di conseguenza, oltre a questo, si è incastrato un altro problema, perché l'Agenzia delle Entrate ha cambiato portale, quindi fino a febbraio certi incassi non erano resi disponibili. Arrivavano gli utenti dicendo che avevano pagato, però noi non vedevamo l'effettivo introito e l'abbiamo visto a febbraio. Dopodiché diciamo che siamo negli ultimi anni di questa contabilità, poi si va verso quella accrual, dove il concetto di residuo sostanzialmente non esisterà quasi più, e avevo bisogno di capire con certezza che cosa mi deve entrare di IMU dal Comune di Villonghe, perché io ho un portale del federalismo che mi dà una cifra, le analisi della rete sociale tributi che me ne danno un'altra, gli incassi che sono ancora diversi, e ho detto mi tengo un po' larga in modo da riuscire ad avere il polso della situazione di quanto mi dovrebbe entrare di IMU. Non l'ho ritenuto una cifra che potesse incidere sugli equilibri del rendiconto, e con 3 milioni di avanzo questi 100.000 euro da incassare non è che mi fanno proprio così paura. Tra l'altro, visto che anche in altri consuntivi come nel 17 sono stati tenuti 400.000 euro, come ho fatto io quest'anno, peccato che però l'avanzo disponibile era 17.000, allora lì diventa un po' problematico aver alzato il residuo di 400 e avere solo 17.000 euro. Nel 17 è stato un rischio, in effetti. Quest'anno, con rendiconto che abbiamo, non c'è rischio. La motivazione è puramente tecnica e, ripeto, un po' è questione lì del portale che non ci dava i dati. E l'altro è che vorrei appunto avere la contezza davvero di quella che è l'IMU che deve entrare, perché purtroppo abbiamo un tasso di evasione che per certi anni, come il 20, è stato anche del 20%. Capisci che adesso si sta abbassando, perché ovviamente visti gli anni di controlli, questi due anni, il 22 e il 23, fine 21 forse avevamo iniziato, però c'è un buon gap, ci sono quei 200 e 300, ma loro partono da un dovuto IMU di 2 milioni, mentre noi in bilancio ne mettiamo molti di meno, 1,8. Quindi vorrei un attimino, semplicemente mi sono preso un po' di tempo. Poi anche nel 17 400.000 li avevate chiusi con reversali di dicembre, perché ovviamente poi uno arriva a fine anno, si rende conto e dice cavoli qua, però io volevo incassare correttamente, non buttare sul 23 tanto per chiudere. E quindi anche col revisore ci siamo confrontate, perché poi Vicini ha voluto direttamente comunicare con lei, e sì, mi ha detto va bene, cioè lo segnalo nel parere, ma non diciamo che non mette in discussione i 3 milioni di avanzo, ecco, di cui uno libero. Diciamo che riguardo al 2017 credo che risponderà il consigliere Vicini appena ne avrà la possibilità, appena rientrerà, e lo informeremo, e quindi farà le sue valutazioni. Io in quel caso non sono in grado di rispondere. Grazie. Se ci sono altri interventi, bene, possiamo procedere alla messa a voto del quinto punto all'ordine del giorno, esame ed approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2023. Favorevoli? Astenuti? Contrari? 4. Procediamo con la votazione dell'immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti? Contrari? 4. Bene, procediamo con il sesto punto all'ordine del giorno, recante approvazione e variazione alle dotazioni di bilancio di previsione triennio 2024-2026. È una variazione di bilancio, una piccola variazione di bilancio. Consigliere Polini ha preparato un breve riassunto. Sì, anche qui è una variazione di bilancio, e anche qui il revisore dei conti ha dato parere positivo.
La variazione di bilancio in oggetto comporta un accertamento per maggiori entrate pari a 69.236 euro a fronte di minori entrate pari a 1.811, mentre se analizziamo la parte delle spese abbiamo maggiori spese per 82.425 euro e minori spese per 15.000. Il saldo di competenza è di 67.425,30 euro. Nello specifico, se analizziamo le maggiori entrate, quelle più corpose, abbiamo 24.000 euro per la liquidazione del consorzio di tutela del Sebino, che nel bilancio di previsione avevamo stimato prudentemente a 20.000 euro. 13.730 euro come rimborso dallo Stato per le spese elettorali, 16.719 euro sono entrate dal fondo di adeguamento prezzi che troviamo poi pari pari nelle uscite per il riconoscimento dell'adeguamento prezzi da corrispondere alla ditta che ha eseguito i lavori per la scuola primaria. Nello stanziamento dei capitoli per maggiori spese abbiamo invece 18.000 euro per la copertura delle spese del patrocinio legale necessario per affrontare l'udienza di fine maggio, 16.719 euro fondo adeguamento prezzi che abbiamo visto prima e 8.000 euro per esumazioni e estumazioni cimiteriali. Bene, se ci sono osservazioni. Bene, procediamo alla approvazione del sesto punto all'ordine del giorno, approvazione e variazione alle dotazioni del bilancio di previsione triennio 2024-2026 e conseguente aggiornamento del DUP 2024-2026. Favorevoli? Astenuti? 4 astenuti. Mettiamo anche a voto l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti? 4. Posto, Carmen? Sì. Bene. Procediamo con il settimo punto all'ordine del giorno, recante modifiche di integrazione al regolamento comunale per l'applicazione della Tari in conformità alla delibera Arera. Allora, le proposte di deliberazione numero 7, 8 e 9 hanno ad oggetto tutti aspetti concernenti la Tari. Con la proposta di delibera numero 7 andiamo a modificare il regolamento comunale sulla Tari. Con la proposta numero 8 andiamo ad approvare il PEF, o meglio l'aggiornamento del PEF, e con la proposta numero 9 andiamo ad approvare i coefficienti necessari per la determinazione poi della Tari che i cittadini andranno a pagare. Io procederei in questa maniera qua, considerato che tutti e tre i temi all'ordine del giorno presuppongono di fatto la tariffa puntuale e gli effetti che la tariffa puntuale ha determinato sul sistema della Tari e della raccolta dei rifiuti, inviterei il consigliere Alberti a raccontare brevemente i risultati della Tari in questa prima parte in cui si è realizzata, per poi iniziare a procedere alle varie deliberazioni. Quindi cedo la parola al consigliere Alberti. Allora, in questi sei mesi di sperimentazione della tariffa puntuale, la cosiddetta tariffa puntuale, abbiamo avuto dei netti miglioramenti per quanto riguarda la raccolta porta a porta. Se nel semestre luglio-dicembre 2022 avevamo un 100% di raccolta del rifiuto secco residuo, questo semestre luglio-dicembre 2023 ha portato a un meno 60% della raccolta del rifiuto secco residuo, il cosiddetto indifferenziato. Abbiamo avuto un meno 4% della raccolta di carta e cartone,
più 13% della raccolta degli imballaggi di plastica, che di fatto fra l'altro sono anche un ricavo, quindi non comportano dei costi, un più 14% della raccolta dell'organico e quindi un netto miglioramento della differenziata di fatto, quindi anche con un miglioramento nei confronti, una riduzione dei rifiuti e quindi un miglioramento anche per quello che riguarda la salvaguardia dell'ambiente. Insieme alla tariffa puntuale abbiamo messo anche la sbarra al centro di raccolta, abbiamo installato a luglio la sbarra, okay? Questo ha portato dei grandi risultati, meno 58% degli ingombranti, okay? Meno 38% della raccolta dei metalli, meno 51% di inerti e meno 35% della raccolta del legno. Questi sono i dati più eclatanti. Di fatto, nel complesso, la produzione di rifiuti è calata di 358 tonnellate, che è pari a un 19,2% dei rifiuti totali prodotti. Quindi abbiamo quasi un meno 20% dei rifiuti. Un altro dato secondo me molto importante è che la quota di riciclo del comune di Villongo è pari all'86,8%, quindi il tasso di riciclo è molto alto rispetto alla media nazionale, che è un 57%, e rispetto alla media lombarda, che è un 73%. Direi che questi sono i risultati, diciamo, più importanti. Grazie. Torniamo quindi, fatta questa doverosa premessa. Certo, lui. Un'altra cosa molto importante, stiamo provvedendo alla sostituzione dei cestini a bocca larga, okay, per evitare, per contrastare il fenomeno dell'abbandono. Abbiamo iniziato, non abbiamo ancora concluso, quindi devono ancora arrivare gli altri cestini dello stesso modello e quindi entro la fine dell'anno concluderemo anche questa operazione. Okay. Grazie. Allora, possiamo tornare ora alla proposta di delibera, alla numero 7. Che cosa andiamo a fare noi? A cosa è chiamato il Consiglio Comunale con questa delibera? È chiamato di fatto a modificare il regolamento della Tari attualmente vigente, a fronte chiaramente delle novità introdotte dalla tariffa puntuale. La tariffa puntuale era un qualcosa che l'anno scorso non esisteva e per poter poi dare concreta attuazione è necessario partire dall'atto che regolamenta. Gli articoli interessati dalla modifica sono sostanzialmente due. Sono, correggetemi se sbaglio, l'articolo 10, tariffa per le utenze domestiche, e l'articolo 12, che sono di fatto quasi stati totalmente riscritti e rivisti. Allora, le novità sono diverse, potremmo anche star qui a leggere il regolamento, però francamente è stata sicuramente aggiunta la parte relativa alla quota variabile della tariffa, cioè quella legata alla puntuale. È stato demandato poi la definizione di queste tariffe a successiva delibera, che poi è la delibera con cui noi andremo a approvare il piano tariffario e andremo anche a determinare il numero massimo di svuotamenti compresi nella Tari. E poi sono state previste tutta un'altra serie di regole elencate dal comma quinto dell'articolo 10 in poi e ugualmente dall'articolo 12 in poi. Io francamente eviterei di leggerli tutti, lascio la parola al Uniti per Villongo o a chi vuole intervenire per eventuali chiarimenti. Grazie.
No, quello che non riesco a capire, io ho stampato solo i due articoli, quello tutto cancellato e quello ristampato, e cosa? Mi sembrano uguali. No, infatti, cioè... Il regolamento è stato allegato anche il regolamento. Sì, no, c'era allegato. Il nuovo 10, il testo del nuovo regolamento prevede la 10. La cosa mia. Vabbè, credo che comunque adesso, indipendentemente dal. Dovremmo un attimino guardare. Io mi sono limitato appunto al 10 e al 12, ma perché non aprendolo dal regolamento. Allora faccio... perché sono cose abbastanza tecniche e quindi per far capire al Consiglio Comunale che cosa va a regolamentare il regolamento. 10,6, in sede di approvazione della quota variabile della tariffa è definito un numero minimo annuale di conferimenti. È chiaro che noi, prima di poter adottare la delibera che adotteremo a breve, con cui andiamo a individuare, deve esserci il regolamento che lo definisce. Qua ancora al comma 6 ci dice: il numero dei conferimenti minimi è determinato dalle statistiche medie degli svuotamenti effettuati delle utenze nell'anno precedente. Il comma 7, altra prescrizione introdotta ex novo, per i conferimenti dei rifiuti indifferenziati effettuati dall'utente eccedenti tale numero è applicata la parte aggiuntiva, la TV aggiuntiva. Quella è la nuova veste parte, correggetemi se sbaglio, della tariffa puntuale che verrà introdotta con la delibera di cui al punto 9, se non mi sbaglio. Il comma 8, non si procede al rimborso della quota variabile della tariffa nel caso in cui il numero di conferimenti dei rifiuti indifferenziati sia inferiore al numero minimo annuale previsto dal piano tariffario, cioè ti sono riconosciuti 6 svuotamenti, quello è questo sostanzialmente. Ci sono delle osservazioni sul regolamento, sulle modifiche? Posso prendere la parola, Presidente? Sì. Grazie. Volevo chiedere al consigliere Alberti, per quanto riguarda l'isola ecologica, io vado con la mia tesserina, vado all'isola ecologica, che io butti via un camion di libri che magari anni che sono dentro in un garage. Prendo un camion, butto via i libri, insieme a questi libri ci sono videocassette o altre robe. Il problema lì com'è che si gestisce? Chiaramente c'è l'operatore, ok, che è stato assunto da una cooperativa alla quale Servizi Comunali ha affidato l'incarico della gestione del centro di raccolta. Deve monitorare l'ingresso e lo smaltimento corretto del rifiuto. Mi scusi, se l'operatore sta seguendo altre 3 macchine, altre 3 persone, e questo qua furbo gli butta, come si fa a calcolare tutte queste cose? Chiaramente l'operatore è uno, non ci può essere un operatore per ogni singolo cittadino o che entra nel centro di raccolta, cercherà di fare attendere e di ispezionare chiaramente tutte le situazioni nei limiti del possibile. Io direi, perché non possiamo fare i processi alle intenzioni, chiaramente. Qualora ci fosse segnalata una cosa concreta, chiederemo ai Servizi Comunali di fare maggiore attenzione. Non possiamo andare a ragionare su ipotesi che francamente ad oggi non risultano successi, quantomeno a me. Se poi c'è una segnalazione, ben venga, che ci consente di migliorare il servizio, francamente. Ultima domanda, consigliere Alberti. Al punto 13, possono altresì essere misurate le quantità di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali. Tali conferimenti, litri o chili,
saranno addebitati applicando la tariffa euro unità di misura determinata nella deliberazione di approvazione delle tariffe. Come fanno a misurare litri o chili? Ad oggi non c'è ancora questo strumento per la misurazione, è stato messo in vista futura, ok? Quello che è stato inserito è il conferimento a chiamata di eventuali ingombranti per le persone che non hanno dei mezzi per trasportarlo al centro di raccolta, e quindi a chiamata esce servizi comunali e dietro pagamento di una quota passano e ritirano. Grazie. Bene, se non ci sono altri interventi procederei alla messa a voto del settimo punto all'ordine del giorno, recante modifiche di integrazione al regolamento comunale per l'applicazione della tassa ai rifiuti tari. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Immediata eseguibilità? Qui segretario? Sì. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Uno. Bene. Ottavo punto all'ordine del giorno. Tari, approvazione aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF. L'oggetto della presente deliberazione è il seguente. Con la presente delibera noi andiamo a approvare l'aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF. Il PEF è lo schema che permette di rilevare i costi del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti, è stato allegato. I risultati sono estremamente incoraggianti e positivi. Diciamo che tra le principali novità che annovera il PEF di quest'anno, chiaramente l'introduzione della tariffa puntuale, chiaramente la distribuzione dei contenitori dotati di chip che sono rientrati nel PEF, chiaramente l'attivazione dello sportello Tari, che è quello sportello che teniamo attivi il lunedì e il giovedì, e il nuovo sistema di controllo accessi al centro di raccolta comunale. Malgrado tutte queste novità, il piano per quanto riguarda quest'anno ha visto una diminuzione. Il piano finanziario dei rifiuti per l'anno 2024, elaborato ovviamente dalla nostra partecipata, prevede un'entrata tariffaria massima di 700.000 euro, correggetemi se sbaglio. L'anno scorso invece quotava 736.000 euro. Nel 2025, cautelativamente, è stato previsto un PEF totale di 710.000 euro, quindi un leggero incremento. Costituisce chiaramente un dato presuntivo che soffre gli effetti dell'eventuale inflazione e dell'aumento del servizio. È chiaro che la tariffa puntuale ha portato un enorme beneficio per quanto riguarda il PEF, poi lo vedremo un po' più approfonditamente con qualche dato un po' di più con l'applicazione delle tariffe, perché effettivamente quest'anno la Tari diminuisce anche abbastanza sensibilmente considerato il periodo storico e considerato che c'è un incremento della Tari, quindi non solo è stato bloccato l'aumento, ma si è riuscito addirittura a diminuire, quindi questo è un ottimo risultato. Lascio la parola per eventuali interventi. Se non ci sono interventi, procedo alla messa a voto dell'ottavo punto all'ordine del giorno, recante Tari, approvazione aggiornamento biennale 2024-2025 del piano economico finanziario relativo al periodo 2022-2025. Favorevoli? Astenuti? Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti? Uno. Nono punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto approvazione tariffe per l'anno 2024. Allora, vediamo un attimo. Allora,
Con la presente delibera il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il quadro tariffario per l'anno 2024 relativo alla Tari. In verità la Tari è un tributo complesso, quantomeno per me, nella sua definizione aritmetica e matematica. Cerchiamo quindi di arrivare al nucleo di che cosa andiamo a votare, a deliberare. Con questa delibera andiamo ad approvare in primo luogo i coefficienti per il calcolo della parte fissa della Tari, in secondo luogo i coefficienti per il calcolo della parte variabile della Tari, in terzo luogo il costo aggiuntivo per ogni svuotamento eccedente il numero massimo previsto per il rifiuto secco residuo, e andiamo altresì a individuare il numero massimo di svuotamenti previsto per quest'anno. Il quadro tariffario vi è stato trasmesso, è davvero complesso analizzarlo, qui si evincono e da qui emergono tutti i dati che abbiamo elencato ora. Quello che forse è più efficace è vedere quanto quota la diminuzione della Tari sulle utenze domestiche e non domestiche. Ovviamente varia a seconda del numero degli abitanti all'interno dell'abitazione, ovviamente varia a seconda del fatto che l'abitazione sia un monolocale, un appartamento, una villetta. Possiamo dire che in linea di massima abbiamo una diminuzione media, correggetemi se sbaglio, del 6-7%, del 7%. Rispetto a, vi faccio un esempio, occupanti 4 di un monolocale, abbiamo una diminuzione del 10,47%. Rispetto a una situazione di occupanti 4 di un appartamento, abbiamo una diminuzione dell'8,60%. I diminuzioni importanti anche occupanti 5 appartamento, diminuzione pari all'8,85%, quindi quasi il 9%. Abbiamo quindi una media del 7% di diminuzione sulla Tari, che però è un dato che, ripeto, deve essere letto non solo come diminuzione, ma come blocco dell'aumento, quindi quella diminuzione potrebbe essere quasi calcolata come il doppio, perché non si aumenta ma si diminuisce, quindi è il doppio il passaggio. Lo stesso discorso vale sostanzialmente per le utenze domestiche, dove anche qui abbiamo una variazione in diminuzione sostanzialmente in tutte le 30 categorie individuate, di circa del 7%, meno 6,47, meno 6,3. Non domestiche, sì, scusate, non domestiche. Quindi, insomma, possiamo essere soddisfatti in un periodo storico dove il tributo è sempre più alto e pressante, questo è il passaggio che siamo riusciti a fare. Ecco, lascio la parola per eventuali interventi. Sì, innanzitutto buonasera a tutti, visto che... alcune considerazioni rispetto alle interessanti note che ha comunicato il consigliere Alberti, anche perché è un argomento che ci sta particolarmente a cuore, che ci ha visto impegnati anche negli anni precedenti, dove pure tempo fa erano state apportate delle migliorie, ricordo il discorso della raccolta dell'umido, il discorso della tariffa puntuale era tra l'altro nei nostri progetti, e il fatto che sia stata realizzata o comunque si è avviato un procedimento vede sicuramente il nostro favore. Ecco, interessanti sono le quote che ha indicato proprio in concreto dei miglioramenti, e questo ci fa ben sperare su quello che poi sarà l'esito finale, a cui peraltro ha già accennato il sindaco, dove i cittadini possono aspettarsi una riduzione di quella che è la spesa corrente, che poi sarà
determinata, come sappiamo, dai vari fattori, il numero di occupanti di ogni abitazione, e i metri quadri, eccetera. Quindi su questo, da parte nostra, attenzione, favorevole, ci aspettiamo di vedere poi in concreto, immagino, al termine dell'annualità, quale potrà essere il beneficio per i cittadini, perché il progetto comune era quello di riuscire a migliorare, contenere le spese e a migliorare quelle che sono appunto le tariffe. Una precisazione riguardo i cestini, visto che l'hai nominato, perché c'è stato un po' di sbandamento in effetti durante le prime settimane, quando sono stati visti, cioè si sono tolti tutti i cestini, ne sono stati rimessi alcuni, quindi va bene la nuova tipologia di cestino che dovrebbe evitare, speriamo, quantomeno in parte, il conferimento abusivo delle borsette. Quindi procediamo su questa strada, chiediamo che il numero dei cestini presente prima non venga diminuito, perché comunque là dove c'era una necessità di conferire dovrebbe rimanere. Che poi sia una tipologia di cestino migliorativo, ben venga, e naturalmente vede il nostro favore, però secondo noi andrebbe mantenuto quello che è il numero dei cestini. E quindi ecco, da parte nostra un'attenzione rispetto a quello che è i lavori in corso, quelli che sono i lavori in corso, e poi in fase terminale valuteremo più ampiamente. Grazie. Bene, prima di procedere alla votazione penso che sia doveroso che poi il Consiglio Comunale ringrazi la cittadinanza per lo sforzo tra virgolette profuso, perché è chiaro che il cambiamento ha richiesto impegno, ha richiesto partecipazione, e non si arriva chiaramente a una percentuale differenziazione del genere se non c'è alla base un tessuto sociale sensibile, attento e di un alto grado di civiltà. Ci sono ancora delle criticità che dobbiamo risolvere, però insomma le risolveremo, cercheremo quantomeno di risolverle nel più breve tempo possibile. Bene, procedo alla messa a voto del nono punto all'ordine del giorno, approvazione tariffe tari per l'anno 2024. Favorevoli? Astenuti? Ok, immediata eseguibilità. Sì, favorevoli? Astenuti? Il decimo punto all'ordine del giorno ad oggetto la modifica dell'articolo 24 del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale unica. Abbiamo un regolamento. Allora, che cosa andiamo a deliberare oggi? Andiamo a deliberare di fatto una piccola modifica al regolamento dell'IMU e segnatamente all'articolo 24,7 di detto regolamento. L'attuale versione dell'articolo 24,7 del regolamento prevede: sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al saggio legale, previsione di legge, aumentato di 3 punti percentuale. Questo aumento di 3 punti percentuale era stato previsto non si sa quando, quando i tassi erano. È una previsione un po' ambigua. Non sappiamo se è proprio perfettamente compatibile con la, però non siamo un tribunale amministrativo, quindi francamente non stiamo qui a fare questo tipo di valutazione. Che cosa andiamo a modificare? Andiamo a modificare l'articolo 24 nella parte in cui prevede le parole aumentato di 3 punti percentuali, lo togliamo. Resta la previsione di legge, cioè che sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al saggio legale. La ratio chiaramente è quella di cercare di incentivare con questo piccolo i ravvedimenti o i pagamenti su quello non pagato, semplicemente sostanzialmente questo, la ratio dell'intervento e della modifica, favorire il pagamento del tributo non pagato. Ecco. Se ci sono interventi... Solo quelle tre parole lì. Solo quelle tre parole lì. Sì.
Beh, sulle sanzioni IMS ci mettono il 5,50, se no ti dispiace, quindi oltre al tasso di interesse sul... Procediamo alla deliberazione del decimo punto all'ordine del giorno, recante modifica dell'articolo 24 del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale unica. Favorevoli? Unanimità. Immediata eseguibilità? Favorevoli? Unanimità. Bene. L'undicesimo punto all'ordine del giorno ad oggetto la ricognizione dei fondi non nativi del PNRR. Qui, vista l'estrema tecnicità della delibera, passerei la parola alla dottoressa Bertuletti. Allora, sì, questa ricognizione viene chiesta, si è letto qualche articolo recentemente. Pare che la Corte dei Conti nel controllare cose... La Corte dei Conti non pare. È vero. La Corte dei Conti nell'ambito di altre verifiche contabili ha rilevato appunto che l'ente non aveva assunto la delibera di ricognizione dei fondi PNR non nativi. E... No, non eravamo noi. Anche perché noi, cioè praticamente la situazione è che nel 23... le opere finanziate con fondi ministeriali sono state fatte confluire nel PNR. Nel 24 invece hanno revocato questa cosa, quindi non sono più PNR. Nel dubbio abbiamo fatto comunque questa delibera che fa una ricognizione degli ex fondi PNR non nativi, attualmente non più PNR, e ho aggiunto anche i 6 che sono PNR nativi, ho detto, visto che se no sarebbe stata vuota sostanzialmente, avrei detto che erano, l'anno scorso erano PNR, quest'anno non lo sono, quindi ci sono queste 6 opere, tra l'altro alcune concluse nel 21 che nel 23 sono state dichiarate essere parte del PNRR. Io ho messo l'elenco, sono le ultime sei. Quelle ultime 6 sono state poi a gennaio con decreto ministeriale tolte dal PNR. Rimangono invece i finanziamenti per la digitalizzazione, e ne abbiamo incassati 80.000 finora, perché abbiamo concluso solo 2 progetti, gli altri sono un po' più impegnativi anche per la struttura, proprio perché richiedono l'utilizzo di un gestionale che è sempre SICRA, ma che è in cloud e non più... Esatto, con i problemi che noi abbiamo, avendo la sede distaccata di rete, non è il massimo, perché è tutto un po' rallentato, però... dobbiamo fare questo passaggio per avere il finanziamento, quello più importante, da 120.000 euro. Abbiamo incassato i 50 delle, i 30 delle notifiche, dovrebbero entrare i 50 del sito che abbiamo rifatto completamente seguendo le linee guida AGID. E quindi niente, questa vuole essere un po' la ricognizione. Tra l'altro non sono neanche soggetti a rendicontazione come le opere pubbliche, ma in maniera molto più semplificata. E basta, niente. È una ricognizione. C'è una sentenza della Corte dei Conti Lombardia che abbiamo accertato, che ha sanzionato un comune perché non l'aveva fatta, quindi abbiamo detto che forse facciamo. È il caso di... Sia mai. Bene, procediamo alla messa a voto del undicesimo punto all'ordine del giorno, recante ricognizione dei fondi non nativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Favorevoli? Unanimità. Immediata eseguibilità? Favorevoli? L'ultimo punto all'ordine del giorno, approvazione del regolamento comunale per la realizzazione e gestione del periodico Il Comune di Villongo in Forma. L'intenzione dell'amministrazione comunale è quella di far uscire... annualmente un periodico comunale con le informazioni relative allo svolgimento dell'attività amministrativa. Considerata l'utilizzo di risorse pubbliche, è chiaro che la cosa deve essere regolamentata garantendo una sorta di par condicio ai gruppi consigliari. È stata introdotta, per quel che rileva, l'articolo 4
c'è una redazione, la redazione del periodico, che è composta dai seguenti rappresentanti: il sindaco, il direttore responsabile, un assessore espressione della giunta comunale nominato dalla stessa giunta comunale, un rappresentante del gruppo consigliare di maggioranza e un rappresentante del gruppo dei gruppi consigliari di minoranza. Quindi sarà di fatto un percorso dove tutti riescono a vedere tutto e tutti poi possono anche accedere nelle scrivere e utilizzare il periodico nelle modalità del regolamento. Insomma, quindi un regolamento abbastanza equilibrato, mi pare, a mio parere. Perfetto. Mettiamo a voto l'ultimo punto all'ordine del giorno, approvazione del regolamento comunale per la realizzazione e gestione del periodico. Il Comune di Villongo informa. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Immediata eseguibilità? Favorevoli? Contrari? Un contrario? Va bene. Bene. Probabilmente sarà necessario convocare un altro consiglio comunale entro giugno rispetto a quell'altro regolamento che abbiamo iniziato a vedere, che però insomma poi magari ci aggiorniamo e poi vediamo un attimo. Okay?